Museo Venanzo Crocetti di Roma ospita la personale di Rossella Faraone dal titolo L'energia della materia, aperta dal 6 settembre al 1 ottobre, nello spazio dedicato al celebre scultore originario di Giulianova. Al vernissage sulla via Cassia sono intervenuti giornalisti, galleristi e critici d'arte come Carlo Fabrizio Carli e Duccio Trombadori. Un'impressione immediata a caldo. Rossella Faraone lavora con le terre, lavora con gli smalti, lavora con tutto ciò che sta nelle viscere della terra e ci trasporta dove? Nel cielo, in una galassia di aria, di luce, di luoghi misteriosi che ci fanno pensare che il mondo non è solo il nostro mondo, ma è anche un mondo abitato da altre mille vite incognite e al tempo stesso desiderate. Ecco, questo sogno, che potrebbe anche essere realtà, è il segreto della sua espressività e di qualcosa che parte dalla in materia lavorata e ci porta in una luce smaltata che non finisce di meravigliarci. Le pittosculture di Rossella Faraone, artista operante in Abruzzo ma originaria di Roma, utilizzano materiali preziosi e pietre dure, con smalti di grande effetto visivo ed estrema cura nei dettagli, un'eredità proveniente dalla sua lunga esperienza orafa. L'originalità dei lavori non è sfuggita a Vittorio Sgarbi, che ha voluto proporre l'artista alla 54esima Biennale di Venezia. Gli aspetti innovativi di Rossella Faraone sono stati anche evidenziati dal presidente della Fondazione Michetti, Vincenzo Centorame, curatore dell'allestimento romano. Sono stata molto, molto felice anche del riscontro e dell'emozione che ho trasmesso con le mie opere alle persone che sono venute a visitarla e spero che verranno tante persone. E sono rimasto molto colpito, molto affascinato da queste opere suggestive e confesso altresì che amo molto l'arte materica e qui appunto l'approccio materico è l'aspetto appunto che mi ha appunto colpito, è che l'approccio materico è impreziosito dall'uso, dall'utilizzo di questi materiali così preziosi, ecco, io vedo che addirittura si usa anche l'oro. Ma personalmente la definirei arte cosmica, inquadrarla nella situazione contemporanea mi sembra abbastanza difficile, ma questo è un fatto positivo, sicuramente l'artista ha una sua personalità, una sua originalità e questo è un fatto fondamentale. Gananantva Ganapatir Gumavamahi Nidhinantva Nidipatir Gumavamahi Priyanantva Priyapatir Gumavamahi Vaso Mama Aham Jani Garbadam
Atmamajasi Garbhadam. Allora, ritengo che la pittrice Rossella Faraone sia un'artista di un calibro superiore a tanti altri del momento, in quanto il suo manifestare l'arte è un modo diverso, un modo nuovo, l'utilizzo di questi materiali preziosi, il fatto di riuscire a portare attraverso la tavolozza tutto il suo mondo interiore è una cosa unica attraverso questi materiali preziosi che rappresentano il suo mondo interiore. Su questi fondali neri è particolarmente elegante il risultato, quindi davvero quello che appunto resta è questa idea appunto di preziosità, di eleganza. Uno quando pensa al materico, poi confesso quella che è un po' la mia... così le mie preferenze, insomma, in qualche modo io sono innamorato di Burri. Quando uno pensa al materico, pensa quello è il riferimento. Qui appunto c'è la preziosità che viene fuori e che è particolarmente efficace, insomma, quindi mi ha colpito molto, soprattutto queste sul nero. Questo è Fervore d'Oriente, un canneto di bambù, tutto quanto realizzato in un minerale molto particolare, che ho tagliato tutto quanto così a mano. Il fervore è il fervore dell'amore, della passione per l'Oriente. Ho pensato alla Cina in particolare, per il fatto che adesso la Cina è, diciamo, la maggiore e più in crescita a livello mondiale. Io penso che lei possa essere un nuovo modo di rappresentare l'arte. Sicuramente non ho mai trovato finora un artista che abbia proprio rappresentato in modo così innovativo, perché ritengo che altri imitano, copiano, riproducono, e quindi lo trovo in qualche modo post tutto l'attuale, ecco. Beh, è un museo romano importante, che è uno degli edifici più prestigiosi, tra l'altro, della Via Cassia di Roma, e anche un avamposto della cultura abruzzese, perché non lo dimentichiamo che Crocetti è un grande artista, uno dei più significativi del Novecento, ma di origine abruzzese, di Giulianova per essere precisi. Quindi è un artista romana, ma abruzzese di adozione, che torna a Roma in un museo molto significativo e importante, con l'energia della materia, che è anche un titolo che rappresenta molto visivamente la forza di questa pittoscultrice, che ci dà delle straordinarie opere di grande suggestione, che
dimostrano anche l'abilità nel superamento di tante difficoltà tecniche. Queste sono le nuove opere, questa è Seduzione, il proseguo del percorso, diciamo, di ricerca sia spirituale che sulla materia che sto effettuando. Sì, questo è poliuretano, sono minerali macinati a mortaio, smalti e oro 24 carati. Questa è Seduzione e continua il mio percorso di ricerca interiore e sulla materia. Infatti è come un magma che accerchia e assedia questa umanità e la assorbe e la costringe nella sua presa. Rossella Faraone è di nascita una creatrice di gioielli, ma avendo studiato pittura e scultura negli istituti artistici, ha affinato poi la sua tecnica, riuscendo ad utilizzare quelle conoscenze nella manipolazione delle pietre, nella manipolazione degli smalti, per creare opere di grande valore anche simbolico. E quindi le mappe celesti e terrestri, bene, le opere con un chiaro significato metafisico, ecco qua il superamento della materia, che va ben oltre quel che è la tradizione recente dell'arte, non solamente italiana ma anche internazionale, la cosiddetta arte povera. Qua i materiali usati sono tutt'altro che poveri, perché sono pietre preziose, sono smalti preziosi. Dell'anima, ho immaginato due anime che si incontrano e si avvinghiano e si abbracciano in questo universo meraviglioso, colorato. È sempre la tecnica è sempre la stessa, adotto sempre la stessa, sono smalti fusi insieme al colore, alla materia, e con le pietre do la tridimensionalità di quello che ho in mente. Questa è l'ultima nata, è Galassia 3, è della serie delle galassie, di questo cielo astrale che avvolge e avviluppa tutti i materiali solidi. Sì, è tutto fuso insieme a scaglie di oro 24 carati, malachite,
malachite macinata a mortaio e tagliata secondo le forme di cui avevo bisogno.